Sì, abbiamo recuperato una leggenda del Parma Calcio, qui al centenario, Alessandro Melli, il mitico bomber, il sindaco. No, il sindaco no. Ah, il sindaco è vero, è lui è il bomber. Io sono il vice sindaco. Lui è il vice sindaco, il vice sindaco. Che c'è, lo zoom? Alessandro, che emozioni stai provando qui? C'è la pelle d'oca perché è bellissimo stare insieme ai tifosi, stare insieme ai dei giocatori. Mi dicono che ci sono due giocatori del Parma. Io non ho visto neanche uno. Io non ho visto neanche uno. Uno mi sembra che abbia un microfono in mano e l'altro una telecamera. È il loro lavoro, quello che devono fare in verità. Detto domanda fuori campo. E li ho visti anche fare delle foto facendo finta di essere calciatori con delle fanciulle. Questo mi no, è, no, mi beh, adesso mi no, detto, stai farneticando, Sandro. Dai. Poi c'è di chi? Beh, abbiamo un altro, abbiamo una. Abbiamo sì. Parliamo d'altro, ha detto tutto Sandro. No. Poi se poi parlo io è un casino. Parliamo un attimo del centenario da esterno sinistro, esterno sinistro. Cioè, sto parlando con un esterno sinistro vero. No, te sei un esterno sinistro vero, non ti preoccupare. Il centenario, anzi, parliamo della squalifica di Marco Parolo, cosa ne pensi? Che magari sarà in tribuna, è quello il problema. Saremo rinforzati dalla sicuramente, questo è quello più. Quindi voi domani avete sicuramente campo libero.